Audiolibro. Gustavo Roll e i suoi prodigi. I prodigi di Gustavo Adolfo Roll sono stati suddivisi in 49 classi differenti. Ne viene qui presentata una selezione per ciascuna classe, 3 in media, per un totale di 144, circa il 15% di quanto è stato pubblicato dal 1949 al 2014. L'antologia completa è stata pubblicata con lo studio di Franco Roll L'Uomo dell'Impossibile. Sono stati selezionati non necessariamente i più eclatanti, ma quelli sufficientemente rappresentativi della classe cui appartengono. Volontà, Dino Biondi. Non vi dico, poi, quello che è accaduto durante il viaggio in treno. Roll vuole fumare e i suoi amici non hanno sigarette. Egli solleva allora una mano e muovendola nell'aria la ritrae colma di Mercedes. Lo stesso accade per i fiammiferi. Ma come se questo non bastasse, quando il treno passa nella zona di Migliarino, Roll esclama: «Ah, quanto vorrei che il treno si fermasse qui anche soltanto per un minuto!» Detto fatto, il treno si arresta, in aperta campagna, senza una ragione plausibile, viene trovata sui binari una bandiera rossa e il conduttore del treno deve prima constatare che la bandiera si trova lì solo per caso prima di far ripartire il convoglio. Luigi Giordano. Roll stava facendo un viaggio in Francia in compagnia di amici. In un tardo pomeriggio arrivano in un certo paese, e decidono di andare a visitare un dato museo, che però stava chiudendo. «Mi dispiace, tornate domani, mancano pochi minuti alle 18», è la risposta del custode. Allora Gustavo volge per un attimo le spalle al guardiano, poi si rigira e gli dice: «Ma chi le ha detto che sono le 18? Guardi che non sono ancora le 16». Aveva fatto in modo che l'orologio del museo e quello al polso di quel signore si spostassero indietro di 2 ore. Renzo Allegri. Un giorno, mentre tornavamo dal ristorante, ci imbattemmo in alcuni uomini che giocavano a dadi sul marciapiedi. Roll si fermò e mi disse in un orecchio: «Adesso sta bene attento, mi avvicinerò e vedrà che uscirà sempre due, cioè i dadi si fermeranno mostrando il lato dove c'è un solo puntino nero». Si avvicinò, fingendo di curiosare. I giocatori gettavano i dadi, e invariabilmente usciva due. Ero preoccupato. Quegli uomini avevano l'aspetto poco raccomandabile. Pensavo, se si accorgono che ero la comandare i dadi, potrebbero picchiarci. Mi avvicinai al sensitivo e lo pregai di venire via. «Quelli sono violenti», gli dissi dopo che avevamo fatto una cinquantina di metri. «Se si accorgevano, potevano farci del male». Ridendo Roll rispose: «Mi sarebbe bastata un'occhiata per immobilizzarli come statue».